Paolo Rossi, ti ricordi il tuo primo pallone? Beh sì, me lo ricordo, sì, forse sono ricordi che rimangono anche questi, visto quello che ho fatto fino ad oggi, quello che ho ottenuto. Un pallone di gomma, naturalmente da bambino, seguivo molto spesso la squadra del cuore, che era allora la Fiorentina. Mio papà mi portava spesso a Firenze a vedere le partite, allora aveva comprato un pallone, una volta ha comprato tutta la divisa della Fiorentina, la Taviola. Abito in un posto anche un po' in campagna, fuori Prato, dove andavo a giocare spesso con mio fratello, mio papà mi portava spesso lì. Da che parte incomincia un pallone? Da che parte incomincia? Beh, incomincia da tante cose. Direi che il calcio è lo sport di massa, lo sport più popolare, lo sport più conosciuto da noi. Quindi credo che su 100 ragazzi, nel 99 abbiamo tirato un calcio ad un pallone. Mi sono trovato anch'io in mezzo a questi 99 e ho cominciato lì. Ho cominciato a giocare in un campettino lì vicino a casa mia. Eravamo tanti bambini del paese a tirare il calcio a destra e a sinistra. C'erano dei giorni che addirittura tornavo a casa con le scarpe rotte a giocare dalle 2 del pomeriggio fino a. Ma che non faceva buio, alle 7 da sera eravamo sempre di scena. Tu vieni da una famiglia contadina o da una famiglia cittadina? Una famiglia cittadina, forse, neanche forse la parola giusta cittadina, noi abitiamo un po' fuori, fuori il centro, 2-3 chilometri fuori dal centro. Abbiamo la campagna vicino e contemporaneamente abbiamo anche la città a due passi. Era una famiglia normale, direi, perché sono sempre stati dei lavoratori onesti, soprattutto genitori che mi hanno insegnato molte cose, l'educazione innanzitutto credo sia la base della crescita di un individuo. Comunque mia madre ha sempre lavorato come d'altronde mio padre, mia madre ha fatto la sarta, continua a cucire ancora un pochino, abbiamo avuto un negozietto di termocoperte che abbiamo lasciato, abbiamo abbandonato anche quello, mio papà lavora tuttora in un magazzino di tessuti a Prato.